Milano. 8 ottobre 2023, inizio della settimana in salita per pendolari viaggiatori domani. Lunedì 9 ottobre. È il giorno scelto dai sindacati per uno sciopero trasporto pubblico 24 ore a Milano Lombardia.at. RISC. Bus. Metro tram ATM sono a rischio. Ma anche i mezzi autoguidovie e i treni Trenord. La fermata della metropolitana di Bisceglie e l'agitazione potrebbe avere conseguenze al servizio. Della funicolare Como-Brunato dalle 830 alle 1630 e dopo le 1930. Fino alla fine del servizio. Lo sciopero influenzerà anche i treni di Trenord. I lavoratori attraverseranno le braccia da mezzanotte alle 23.59 di lunedì 9 ottobre. Le solite bande di garanzia saranno attive da 6 a 9 e da 18 a 21. I treni, che circolano esclusivamente sulle linee ferroviarie, con partenza prevista per stazione origine entro 9:00, raggiungeranno comunque destinazione finale, nella banda pomeridiana. I treni arriveranno alla fine della stazione origine fino alle 2100, per quanto riguarda i treni. In arrivo partenza dei per rete RFI. Quello relativo alle stazioni Milano-Bovisa deve essere considerata come rete RFI AN di Seregno. Trenord ha comunicato che i treni che circolano esclusivamente sulla rete ferroviaria potrebbero essere influenzati dall'agitazione. Queste sono le linee regionali che da Milan-Cadorna raggiungono Canzo Ace, Como Lago, Novara Nord, Varese Ladale, del Brescia Ise e Dolo Sezione e linee suburbane S2, S3 e S4. Possono essere coinvolte anche le gare di Malpensa Express e la linea S50 che collega l'aeroporto con Bellinzona. Nel caso della cancellazione delle gare, saranno stabiliti autobus di sostituzione senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e l'aeroporto di Malpensa e tra Busto Arsizio FS e Malpensa Airport. Attacco di treno. Lo sciopero è stato proclamato per cancellazione degli aumenti tassi servizi ed energia. Blocco delle spese militari. L'invio armi in Ucraina. Superamento dei salari ingresso. La necessità modificare criterio che vede denaro pubblico burns through contratti e subappalti alle aziende che offrono servizi scarsa qualità. Sicurezza lavoratori. I salari minimi 10 euro all'ora. Libero esercizio del diritto sciopero dalla legge sulla rappresentanza. Oltre a Cobas stigmatizza comportamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con la riduzione delle 4 ore dello sciopero di 24 ore precedentemente organizzato per 29 settembre e differito 9 ottobre, avrebbe superato restringimento dello sciopero costituzionalmente garantito giusto.